Ciao, benvenuto in questo vlog. Piccola pillola di notizie sul mondo dell'informatica e della tecnologia. Avevo fatto un video praticamente che parlavo della nuova compagnia telefonica Iliad, che come avevo detto è un operatore telefonico mobile francese che è venuto qui in Italia da pochi giorni. Praticamente questo operatore, avevo detto che praticamente è un operatore proprietario, cioè ha le sue reti proprietarie, non è un operatore virtuale come Fastweb. Allora iniziamo, stanno iniziando i primi problemi. Naturalmente questo era normale, fisiologico, perché essendo da pochi giorni sul mercato italiano qualche problema doveva averlo. Però sono dei problemi abbastanza fastidiosi, sì, e rilevanti per chi usa la suddetta SIM per quanto riguarda internet. Praticamente questo problema, i primi problemi sono riguardanti agli IP. Essendo l'Iliad un provider francese, praticamente gli IP che tu hai sono IP francesi, e questo comporta delle problematiche abbastanza fastidiose, tra cui molti siti web non sono raggiungibili. Per esempio, se tu guardi Netflix nel sito ti rileva un IP francese, perciò ti dà risultati in lingua francese. E così naturalmente con Google, con Facebook, con tutti i social network, YouTube, eccetera. Un altro problema che è stato rilevato è che non è possibile usare la scheda per il momento come hotspot, cioè praticamente se tu vuoi usare la SIM come hotspot, per il momento non funziona. Naturalmente, sicuramente questi problemi saranno risolti, però saranno risolti, ma è una piccola nota che ho voluto comunicarvi, dato che ho parlato dell'arrivo di questa nuova compagnia francese in Italia, e ho voluto dirvi, insomma, che praticamente i primi problemi sono arrivati immediatamente. Questo era fisiologico, perché essendo da pochi giorni, da 2 giorni mi sembra, nel mercato italiano, era normale, fisiologico che ci fossero questi problemi. Un altro problema che per il momento la connessione, anche se è in 4G, 4G Plus, è molto rallentata, e naturalmente anche questo sarà risolto sicuramente da Iliad. Però ripeto, sta a voi decidere se passare all'Iliad oppure no. Naturalmente saranno risolti, però magari aspettare un po' di tempo E naturalmente praticamente questi problemi verranno risolti, però sta a voi, insomma, decidere se passare a questa nuova compagnia oppure aspettare che i problemi vengano risolti dalla compagnia. Con questo tutorial è tutto, vi saluto e a presto. Ciao!